Dovremmo essere in diretta e quindi benvenuti, buonasera a tutti e benvenuti alla 43esima serata del ciclo Riflessioni in Comune organizzata dal Comune di Lodi che ha preso avvio ormai nel lontano giorno della memoria dell'anno scorso, in cui avevamo deciso di dedicare una sera a settimana, tradizionalmente il giovedì con qualche eccezione come questa sera, per cercare di avere un appuntamento appunto settimanale fisso per fare sostanzialmente due cose. Presentare libri e quindi indurre alla lettura che in questo periodo in generale è utile, in questo periodo quanto mai necessario, e secondo, avere dei momenti di discussione, di dibattito e che potessero appunto esserci delle riflessioni dal titolo appunto del ciclo, riflessioni in comune, su varie tematiche di attualità, di storia, di scienza, perché abbiamo un appuntamento quasi fisso di divulgazione scientifica, di politica, di economia, di costume e di arte. E è un ciclo che ormai va avanti da moltissime settimane, stiamo quasi per festeggiare l'anno. All'inizio era l'unica modalità possibile per poter fare interventi di questo tipo, quindi, perché vi ricordate, a gennaio dell'anno scorso, 27 gennaio dell'anno scorso, la situazione era piuttosto problematica, non si potevano organizzare anche presentazioni dal vivo. Lo è diventato possibile, seppur sconsigliato a maggior ragione in questo periodo, ma abbiamo deciso di mantenere questa modalità, se volete, virtuale, perché ci permette di poter raggiungere appunto relatori da tutto l'Italia e non solo, perché abbiamo avuto anche relatori collegati dall'estero e soprattutto è possibile raggiungere molte più persone anche attraverso i social e quindi che non necessariamente devono arrivare dal punto di vista fisico nella sala dove si tiene la presentazione. Tendenzialmente lo facciamo con un'unica regola, invitiamo persone che siano competenti oltre che gli autori del libro. Questa sera abbiamo l'onore di avere la presentazione di questo libro, Inferno a Kabul, e che diciamo che è una delle poche volte con un sottotitolo assolutamente emblematico, come spesso capita, forse più efficace del titolo, La vera storia del ritiro occidentale dell'Afghanistan, che suscita, come dire, già interesse solo per il titolo e per il sottotitolo. E diciamo che lo facciamo con i due autori del volume, cioè Chiara Giannini e Simone Pratania, gli autori di questo volume, insieme a Elisabetta Androvandi, che è presidente di questa associazione per le vittime di reato e garante regionale di questa, sempre nello stesso ruolo dell'associazione vittime di reato. Poi, insomma, se ho commesso imprecisioni nella presentazione, ci saranno i relatori che possono assolutamente correggermi. Che cosa fa questo libro? Fa varie cose, cerca di fare il punto in un libro assolutamente agile, quindi non è un tomo ponderoso, ma un volume che si legge davvero tutto d'un fiato, perché cerca di far luce, a secondo della visione dei due relatori, di che cos'è stata la missione internazionale in Afghanistan, che appunto ha avuto origine il 7 ottobre 2001 con l'operazione Enduring Freedom, subito dopo l'attacco alle Torri Gemelle delle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001 e che sostanzialmente è durata 20 anni e cerca di sostanzialmente di fare varie cose. Innanzitutto fornisce molti dati e questo diciamo che di solito è una cosa buona. Per esempio ci ricorda che ci sono stati 2.448 militari americani deceduti in servizio, 1.144 caduti tra i membri alleati della NATO, 66.000 forze militari di polizia afghane morte nel combattimento talebano, 72 giornalisti scomparsi, 47.000 vittime collaterali tra donne, bambini e uomini afghani e 54 deceduti italiani. E quindi sono questi i dati che ci possono far pensare che possa essere stata una sorta di, non dico fallimento, ma insomma poi arriviamo durante la serata. L'intervento era stato assolutamente condiviso a livello internazionale, completamente, perché era una risposta necessaria appunto all'attacco delle Torri Gemelle, quindi a stroncare sostanzialmente Al-Qaeda. Siamo arrivati, dopo 20 anni, al ritiro deciso come, anche qui lo scopriremo durante la serata. E il libro che cosa fa? Sostanzialmente è diviso in cinque parti, credo di poter dire. La prima è una sorta di breve analisi appunto del quadro, inserendo tutta una serie di dati specifici e di visione d'insieme, breve ma efficace. La seconda parte è una sorta di diario, principalmente di Chiara Giannini, di una giornalista, di una reporter di guerra,
che ci spiega questa sua, credo di poterla definire in toscano, non solo toscano, ma passionaccia, che è quella di andare nei teatri di guerra per testimoniare che cosa sta accadendo e mettendoci proprio la pelle con il fiuto del reporter che non si accontenta delle telefonate, dello studio, ma vuole vedere sul campo, vuole metterci la faccia, vuole toccare, vuole sentire, vuole essere presente. Dopo aver fatto queste due prime parti, ci sono molte interviste a generali e quindi a militari che vengono sostanzialmente espressi vari punti di vista su alcune domande chiave dell'autrice che ripete nel corso delle varie interviste. A queste interviste seguono interviste a mamme di militari italiani che sono morti in Afghanistan e alla fine c'è una sorta di analisi sulla guerra cibernetica in atto sui social da parte dei talebani di oggi. Le domande che l'autrice pone ai generali, quindi ai vertici delle forze armate che sono state intervistate nel libro, sono molto interessanti, le voglio, ricapitolare brevemente, poi lascio la parola all'autrice perché ci introducono perfettamente su che cosa è il tema del libro e che cosa è l'argomento della serata di questa sera. Motivi del ritiro, perché si è deciso, si è arrivati a decidere da parte principalmente, da parte fondamentalmente dell'amministrazione americana, di procedere al ritiro delle forze armate. Perché l'esercito afghano non ha combattuto quando poi c'è stata la reazione dei talebani in generale. Quali sono i risultati che sono stati portati a casa nel corso di questi anni, risultati chiari scuri, quindi con luci e ombre? Se c'è un rischio a causa di questa ripresa dei talebani al potere, di attentati principalmente nel nostro paese, se è possibile, logico e fruttuoso un dialogo con i talebani e sostanzialmente il rischio di migrazioni aggiuntive nel nostro paese da parte appunto della popolazione afghana. E poi vengono ricordate queste scene che credo rimarranno impresse nella memoria di tutti, quindi le persone che si arrampicavano, cercavano di attaccarsi agli aerei che sostanzialmente lasciavano il paese quando si è compiuto il ritiro all'epoca e il passaggio di bambini, di veri e propri neonati a militari, a dei perfetti sconosciuti, col tentativo, da parte dei genitori di assicurare loro una vita migliore, dando appunto la vita che è stata generata nella speranza appunto di un futuro migliore, ma dei disconosciuti. Sono scene che credo che difficilmente gli italiani dimenticheranno. Per non parlare, in generale, avendo due donne come relatrici questa sera, scelte perché competenti e non perché donne, ci tengo a sottolinearlo, non sono fautore delle quattro rose, anzi, tutt'altro, però insomma è un regime che il ruolo della donna, diciamo che ce l'ha. Mettiamola così, usare l'espressione subalterno è praticamente eufemistico e quindi credo che sia importante fare un'analisi a tutto tondo e credo che questa serata ci porterà ancora una volta a chiuderla, ne sono certo, con un valore aggiunto di conoscenza da parte di tutti noi e di spunti, di riflessioni e sicuramente di approfondimenti. Quindi ringrazio i tre relatori per aver accettato il nostro invito e cedo subito la parola a Chiara Giannini. Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie a Lorenzo ovviamente per l'invito. E sì, questo è un libro nato proprio pochi giorni dopo il mio rientro dall'Afghanistan. Io sono stata 14 volte in Afghanistan nell'arco della mia carriera giornalistica. C'ero già stata l'8 di giugno insieme al ministro della difesa Lorenzo Guerini, che tra l'altro è di Lodi, insieme all'ex capo di Stato Maggiore della difesa, generale Enzo Vecciarelli, ed altre persone appunto legate al mondo della difesa e ad altri giornalisti per fare la Maina Bandiera, assistere alla Maina Bandiera, quindi al ritiro delle truppe, del ritiro della coalizione internazionale, quindi anche degli italiani dall'Afghanistan. E che cosa succede l'8 di giugno? Ci dicono, guardate che devono essere anche sfiltrati connazionali che sono rimasti nell'ambasciata a Kabul, altri che lavorano in Afghanistan e anche gli ex collaboratori del nostro contingente, soprattutto a Herat, ma anche a Kabul.
subito noi giornalisti iniziamo a chiederci se non sia un rischio portarli via dopo. Erano anni che dicevamo tutti quanti che forse era meglio portarli via prima della ritirata finale, ma poi ad esempio il sottosegretario al Ministero degli Esteri Benedetto Della Vedova mi ammise durante una trasmissione televisiva che forse c'è stata una sottovalutazione di quella che è stata la exit strategy. Tra l'altro ci sono due colleghi reporter, Maria Clara Mussa e Daniel Papagni, che proprio ieri mi hanno consegnato il loro libro sull'Afghanistan, e loro l'hanno chiamato Exit Tragedy, e il titolo la dice lunga, perché è stata una vera e propria tragedia. Lo abbiamo visto poi nel mese di agosto. Allora si inizia a pensare, a parlare dell'operazione Aquila Omnia di ritiro ovviamente dall'Afghanistan, di questi connazionali, degli ex collaboratori del contingente, ma succede quello che abbiamo visto, cioè i talebani iniziano a prendere tra luglio e agosto il controllo, soprattutto ad agosto, il controllo dell'Afghanistan. E che cosa succede? Succede a quel punto che ci sono le immagini che abbiamo visto di ingresso dentro ovviamente all'aeroporto di Kabul, in maniera molto concitata, in maniera molto compulsiva anche da parte delle persone che vogliono giustamente scappare in quel periodo perché si rendono conto che la loro vita è a rischio. Che cosa facevano i talebani? Sostanzialmente uccidevano tutti coloro che avevano collaborato col contingente internazionale. Uccidevano queste persone perché naturalmente erano dei traditori, avevano tradito il regime talebano che da anni e anni, quindi già dal 2001 e anche prima, aveva cercato di impossessarsi naturalmente dell'egemonia sull'Afghanistan. E iniziamo a vedere quelle immagini terribili della gente che entra dentro l'aeroporto di Kabul, l'aeroporto di Echkaya, e si attacca ai C-130 americani per poi cadere giù veramente come palline che rimbalzano al suolo e morire. Ora, a dirvi la verità, quelle immagini sono state veramente tragiche perché nessun militare italiano probabilmente, infatti poi non l'hanno fatto, sarebbe partito con un C-130 vedendo persone attaccate sopra. Mi sono meravigliata molto anche degli americani in quel periodo perché vedere i corpi attaccati, però era anche una situazione di emergenza, a dir la verità, quindi mi immagino che fosse veramente drastica. Noi giornalisti ovviamente iniziamo a chiedere al Ministero della difesa in quei giorni di partire, perché c'è un unico modo di fare giornalismo, secondo quella che è la mia opinione, andare sul posto e anche a costo della propria vita e verificare i fatti e raccontare i fatti per quello che sono, perché non puoi fare questo mestiere da lontano. In quel periodo c'erano moltissimi giornalisti di tutto il mondo che raccontavano l'Afghanistan a distanza, semplicemente seguendo i siti internet, eccetera. Ma l'unico modo per raccontare veramente quello che accadeva era prendere e partire. Quindi chiediamo di partire, ma inizialmente il Ministero della Difesa non si prende questa responsabilità perché naturalmente un giornalista morto davanti all'opinione pubblica è un gran problema, però poi si rendono conto, insomma, che qualcuno lo dovevano portare. Quindi portano quei pochi inviati di guerra che collaborano da sempre anche con la difesa, che sono un po' più scafati, diciamo così, un po' più esperti, e ci chiamano improvvisamente e ci dicono domattina partiamo. Naturalmente tutti noi avevamo già lo zaino pronto per partire da giorni e giorni, perché questa è la nostra vita, e quindi partiamo alla volta di Kabul su questo KC-767 dell'aeronautica militare, un Boeing, e arriviamo in Kuwait, dove succede già un primo problema, perché la Farnesina si era dimenticata di chiedere autorizzazione ai kuwaitiani di poterci far scendere per poi imbarcarci sui C-130 qualche ora dopo. Quindi rimaniamo ostaggio in sostanza sul pullman che ci dovrebbe portare dal 767 fino alla base, diciamo all'interno dell'aeroporto di Kuwait City, e non ci fanno scendere. Poi, grazie agli americani, a un escamotage trovata dall'addetto militare italiano in Kuwait, riusciamo la mattina successiva in due gruppi a salire sui C-130. Parte un primo gruppo, a me succede che il mio aereo magicamente si rompe, quindi siamo stati ostaggio, tra virgolette, sotto l'aereo con un caldo tremendo, non vi dico, acqua caldissima che non c'erano i congelatori, quindi veramente morivamo dal caldo, però alla fine riusciamo a partire.
Arriviamo sui cieli di Kabul, naturalmente ci indossiamo il giubbotto antiproiettile, l'elmetto. Sono stati momenti veramente di concitazione perché purtroppo non si scherzava in quei posti, non era un viaggio turistico, lì vai e sai se parti ma non sai se torni, anche perché un qualsiasi missile avrebbe potuto colpire l'aereo e quindi prendere il nostro aereo, e purtroppo puntavano. È successo poi al ritorno, vi racconterò come. Quindi ecco, indossiamo il giubbotto antiproiettile. Proiettili, arriviamo a Kabul, viene aperto il portellone posteriore del C-130 e noi tutti bardati ovviamente scendiamo e iniziamo a scattare foto. La prima cosa che mi ha colpito sono stati i traccianti dei colpi dei talebani che sparavano per aria, era un continuo, sparavano continuamente. Quindi noi eravamo sotto e sopra in aria, nel cielo di notte, buio, dell'aeroporto di Kabul vedevamo questi colpi. E mi viene raccontato che poco prima, ecco, un'interprete afghana era stata colpita una gamba, era stata operata poi d'urgenza. Iniziamo a fare foto e non era più l'aeroporto internazionale che conoscevo, militare, ma era veramente una baraccopoli a cielo aperto, era diventato l'aeroporto di Kabul. Migliaia di bottigliette di plastica in terra con centinaia di migliaia di persone in attesa di imbarcarsi sugli aerei, proprio le immagini che avete visto poi in tutte le televisioni del mondo. Bambini piccoli in mezzo ai rifiuti, sotto ai cartoni per proteggersi anche dall'umidità notturna, una situazione veramente drammatica. Militari turchi, americani, italiani, dei vari contingenti che c'erano armati fino ai denti perché lì si doveva stare così. E poi io arrivo dove c'è il hangar italiano dove venivano tenuti i nostri connazionali ed ex interpreti che partivano alla volta dell'Italia. E lì ho visto che gli italiani hanno fatto veramente la differenza perché i nostri militari, quel manipolo di militari, pochissimi erano, hanno cercato di aiutare queste persone in ogni modo, si sono privati del cibo per darle a queste persone, pensate che quando sono arrivata io non c'era più niente da mangiare, erano rimaste soltanto le razioni K americane. Io mi ricordo che appena arrivata sono riuscita, non mangiavo da parecchio, sono riuscita a mangiare una granola. Mi hanno detto prendi qualcosa lì, ho preso questa razione K e la granola, quella che si mangia la mattina, tipo cornflakes, allungata con l'acqua, e ho mangiato quello. Per fortuna mi ero portata dietro le barrette, quelle sostitutive del pasto, perché purtroppo ti devi anche un attimo arrangiare, e abbiamo mangiato per diverso tempo questa roba, ma c'erano persone che non mangiavano da giorni, persone che non dormivano soprattutto da giorni per aiutare queste persone a fuggire. E a un certo punto ero in sala operativa, è arrivato un warning per un imminente attentato che sarebbe accaduto da lì a poco probabilmente. C'era un warning per un suicider, quindi un kamikaze che voleva farsi esplodere da qualche parte intorno all'aeroporto. Ho visto mani di afghani attaccate al muro che volevano travalicare, insomma, scavalcare il muro, e i nostri militari prendere e tirare su con le braccia veramente le persone. Qualche giorno prima io ero riuscita, grazie all'interessamento dell'addetto militare, che io voglio ringraziare veramente tanto, Roberto Trubiani, perché poco è stato parlato poco si è detto di questa persona, se ne è parlato veramente poco. Era l'addetto militare a Kabul da diversi anni. Lui ha salvato tante persone, tantissime persone, tirandole su dal muro, e grazie a lui e grazie anche al generale Portolano, Luciano Portolano, che era all'epoca comandante del comando operativo di Vertice Interforze, il COVI, siamo riusciti a portare via un interprete che conoscevo insieme alla sua famiglia. Per giorni e notti sono stata al telefono con questa persona che non riusciva, insieme a quattro bambini piccoli e alla moglie, ad arrivare ad Abbey Gate, nel punto da dove poi sarebbe stato tirato dentro. Lui era nella lista di coloro che dovevano imbarcarsi. Quando vi giuro, mi ha mandato la foto, grazie a te sono entrato, perché l'ho incitato veramente, corri, gli dicevo, ce la devi fare, forza. Si scoraggiava, piangeva, diceva ci stanno per uccidere, no, non ti uccideranno, ce la farai, ci vedremo in Italia. Bene, quando mi ha mandato la foto che era dentro all'aeroporto, io ho pianto, vi dico la verità. E quando lui è arrivato a Roma insieme alla famiglia, lo hanno messo ovviamente in quarantena in uno di quegli hotel per la quarantena che ci sono a Roma, e mi ha chiesto se gli potevo portare dei generi di prima necessità, e gli ho detto ok, io vengo domani. Il giorno dopo mi è arrivata la chiamata per partire per l'Afghanistan, non gli potevo dire niente. Lui si chiama Zaki e gli ho scritto un messaggio, ho detto Zaki, fratello mio, scusami, io domani non posso venire. Lui mi ha detto verrà il giorno successivo. Io gli ho detto no, non posso in questo momento, verrò
più avanti, lui ha capito e mi ha risposto: take care of you, mi raccomando, abbi cura di te. E il giorno che poi sono ripartita dall'Afghanistan, dopo aver visto scene terribili verso l'Italia, purtroppo ero su quel famoso C-130 che è stato preso di mira da qualcosa di molto grosso, perché qualcuno ha detto che erano colpi di ritorno dall'aeroporto di Kabul, ma noi eravamo a 70 km da Kabul sulle montagne afghane, quindi non erano colpi di ritorno, ma qualcuno dice che fossero missili Estrela che hanno puntato il nostro velivolo. E grazie alla pilota donna della 46ª Brigata Aerea di Pisa, il nostro aereo è precipitato in una manovra che ci ha salvato la vita per ben due volte, poi ha ripreso il via, e vi giuro che ho visto la morte in faccia per l'ennesima volta in Afghanistan. E sono arrivata poi a Islamabad, mi ricordo con una sensazione di avercela fatta un'altra volta, perché ogni volta che andavo in Afghanistan dicevo: ok, magari ci rimango, no, ce l'ho fatta anche questa volta. E però era una sensazione diversa, perché insieme a noi su quell'aereo c'erano 98 afghani, per lo più bambini e donne, e la sensazione di esserci portati via altre persone, averle salvate, era veramente molto importante. Io ogni volta dico, purtroppo faccio un sacco di articoli anche sul giornale, sulle pagine del giornale, sull'immigrazione clandestina, sono stata una delle poche giornaliste ad andare a vedere le partenze dei barconi, quindi non gli arrivi come fanno tutti, e racconto sempre quanto l'immigrazione clandestina sia sbagliata e vada fermata. Bene, in questo caso non si trattava di un'immigrazione di quel tipo, ma si trattava veramente di una crisi umanitaria, e c'erano persone che rischiavano veramente la vita, non come quelli che vengono in Italia per altri motivi. Quindi credetemi, una situazione tremenda sugli aerei. Poi ho intervistato anche diverse persone che venivano, mi hanno raccontato le loro storie drammatiche, bellissime, e ho ritenuto giusto raccontare tutto questo in un libro, ma raccontare anche quella che è stata la nostra missione per 20 anni, e far capire alle persone: è servita, non è servita, abbiamo lasciato comunque qualcosa agli afghani. Poi ovviamente ve lo sveleremo nel libro se lo vorrete leggere. E ho chiamato Simone Platania con me a fare questo libro, perché Simone è un validissimo studente della Sapienza, esperto in storia anche del Medio Oriente, relazioni internazionali, eccetera, e allora va dato spazio anche ai giovani che ritengo nella vita, e quindi mi sono fatta ad aiutare da Simone, che è veramente un valido studente, avrà sicuramente davanti a sé una grande carriera. E vi devo dire la verità, ecco, mi ha emozionato anche quello che ha scritto, perché poi nel libro ha fatto anche due interviste, Simone, alle mamme di due dei caduti dell'Afghanistan, che sono Gina Ponziano e Rosa Positano, che sono effettivamente la mamma di Francesco Saverio Positano e di Rosario Ponziano, e quindi ecco, due mamme che hanno raccontato anche la loro sofferenza, una sofferenza che avevo già raccontato nel mio primo libro, Come la sabbia di Herat, ma che ho voluto ricordare perché principalmente l'Afghanistan ci ha portato via 54 vite. Abbiamo dato tanto a quel popolo, ma ricordiamoci anche che c'è chi è morto. Parliamo molto di pandemia in questo momento, le persone si focalizzano molto su vaccino, non vaccino. Io non sono di quelle che fa polemica, e stasera scrivevo sulla mia pagina Facebook proprio che non dovremmo cercare di stare l'un contro l'altro armati, perché ognuno, indipendentemente da come la pensa, è un essere umano, e quindi però le persone non capiscono. Mi piacerebbe spesso che queste persone potessero vedere con i loro occhi quello che accade in certi territori di guerra, dove veramente la differenza non la fa l'avere l'una o l'altra opinione, ma la fa l'essere umano. Ho visto più umanità in quei posti, in Afghanistan, che non in tutto il resto del mondo. E qualcuno mi ha chiesto: ci tornerai? Sì, non appena sarà possibile tornerò sicuramente laggiù, anche perché in questo momento, lo dicevamo prima, ci sono soprattutto donne e bambini, ma anche uomini che stanno rischiando la vita, e che la rischiano veramente tutti i giorni. È una cosa drammatica, non ci dobbiamo dimenticare dell'Afghanistan, non ci dobbiamo dimenticare delle donne afghane, perché sarebbe veramente un crimine per l'umanità dimenticarselo. Grazie Chiara per questo primo intervento, che insomma ci ha mostrato anche la passione con cui è stato affrontato è stata portata la scrittura del libro, i viaggi, e quindi di lavoro come reporter di guerra, e quindi insomma, credo che ce ne sia bisogno. Lascio subito la parola a Elisabetta Altrovaldi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, che ha già partecipato alla presentazione di questi libri, che magari insomma, ci racconta anche come ha conosciuto Chiara in generale, e poi appunto il suo punto di vista sul libro. Grazie Elisabetta, a te.
Grazie mille Lorenzo. Io vorrei ringraziare Lorenzo Mangi, vice sindaco di Lodi, una città bellissima nella quale peraltro ho avuto l'onore di andare partecipando il 25 di novembre a un incontro organizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e nella giornata nella quale ci siamo intravisti con la mascherina, non ci siamo riconosciuti e ci vediamo adesso più liberamente. E vorrei ringraziare Chiara Giannini per avermi invitato, perché mi coinvolge in queste iniziative alle quali io partecipo davvero molto, molto volentieri. E Chiara, sì, lo dico perché tanto voglio dire, penso che sia universalmente noto, è anche una carissima amica ed è una persona però alla quale non soltanto io personalmente voglio bene, ma che in realtà stimo e ammiro tantissimo. Perché questo è il suo libro, ecco, io vorrei mostrarlo, farlo proprio vedere bene, spero che si veda, in modo tale che chi lo volesse acquistare non si sbagli, ma è impossibile sbagliarsi perché devo dire veramente che Chiara Giannini è unica. Unica perché? Perché io penso che quando si tratti di certi argomenti è necessario veramente essere a conoscenza e sapere di cosa si sta parlando. Purtroppo in Italia, e faccio riferimento alla nostra nazione, ci sono un sacco di persone che parlano, per esempio, di politica estera senza aver mai messo piede fuori dall'Italia, che hanno anche la possibilità, voglio dire, di accedere a salotti, insomma, importanti, televisivi, piuttosto che a palchi istituzionali, dando opinioni su questioni e situazioni senza neanche avere idea di che cosa stanno parlando. Chiara Giannini invece, voglio dire, è un'inviata di guerra, non è solo una giornalista, è un'inviata di guerra. È stata 14 volte, se non erro, giusto, nei posti di guerra. Questo significa che per 14 volte almeno ha rischiato la vita, perché fare l'inviata di guerra non significa voler mettersi l'elmetto in testa, travestirsi da eroina e andare in un posto in cui la gente si spara per finta e si gioca a fare la guerra. No. Significa veramente andare da civile, quindi senza nessuna preparazione di carattere militare, ricordiamocelo, in un posto dove la gente davvero si ammazza e dove si rischia la vita. Quindi io invito davvero, ma non perché è un'amica, in questo caso lo dico proprio perché io sono per l'informazione seria, l'informazione corretta, l'informazione vera, quindi ad acquistare non soltanto questo libro, ma anche l'altro libro, Come la sabbia dirà, che ha scritto Chiara Giannini, proprio che parla anche in questo caso appunto delle sue esperienze come inviata di guerra. Questo perché? Perché lei vi racconta quello che ha vissuto e quello che vive in prima persona, quello che vede, ma non soltanto come un reportage giornalistico. Lei racconta anche con un elevatissimo senso empatico, con un'altissima sensibilità che trasmette al lettore riga dopo riga le sue esperienze in quei luoghi di guerra, racconta gli sguardi, raccontava anche prima, lo diceva prima, gli sguardi delle persone, dei civili che rischiano la vita, che cercano di uscire, di scappare da una realtà di disperazione, da una realtà nella quale non vedono nessun futuro, da una realtà nella quale fino al giorno prima pensavano di poter vivere, da cui pensavano di poter costruire un futuro e che dalla sera alla mattina, da un momento all'altro, sia completamente sbriciolata per il ritorno di chi? Di loro, dei talebani. E in effetti, proprio a questo proposito, che cosa colpisce in particolar modo, a mio parere, del ritorno di questo regime che, diciamolo, è un regime dittatoriale in Afghanistan? Purtroppo la perdita, ahimè, io direi pressoché totale, di tutte le conquiste che le donne negli ultimi 20 anni erano riuscite a ottenere con grossissimi sacrifici, anche con l'aiuto in particolar modo degli occidentali, e vorrei dire anche con l'aiuto di giornaliste donne come Chiara Giannini, che in questi anni sono andate in quei luoghi a raccontare le storie delle donne in quei luoghi che cercavano comunque di affrancarsi da un sistema di schiavitù, ebbene, questi diritti praticamente stanno venendo meno giorno dopo giorno. È notizia giusto di pochi giorni fa, poche ore fa, del taglio delle teste praticamente a tutti i manichini femminili, per esempio, no? È notizia di pochi giorni fa del fatto che alle donne è vietato di allontanarsi dalle proprie case se non sono accompagnate da un uomo della famiglia, che può essere il fratello, che può essere il padre, che può essere il marito. Insomma, piano piano, non a cascata, non in maniera impetuosa e immediata, però giorno dopo giorno i diritti delle donne in Afghanistan si stanno sostanzialmente assottigliando. Io temo che la situazione per loro sia
molto grave e anche irreversibile. Ma che situazione c'è in Afghanistan? Poco prima che i talebani riprendessero il potere. E Chiara Giannini lo scrive molto chiaramente nel suo libro Inferno a Kabul. Pensate che nel momento stesso, sostanzialmente nel 2021, erano ben 9 milioni di bambini afghani che andavano a scuola e di questi il 40% erano femmine, 3 milioni e mezzo di bambine erano femmine. Inoltre, 300.000 studenti frequentavano l'università e di questi un terzo, ossia 100.000, erano ragazze. L'80% della popolazione possedeva un cellulare, il 66% un televisore, il 18% aveva accesso a internet. Nel corso degli ultimi 20 anni erano state costruite 4.500 scuole. E leggo qui perché non vorrei sbagliarmi, scusate, oltre 33.000 chilometri di strade asfaltate. La mortalità materna era diminuita del 15%, quella infantile del 35%. Inoltre, oltre il 61% della popolazione aveva accesso all'acqua potabile. Per non dire poi che oltre il 50% della popolazione afghana ha meno di 30 anni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che a fronte, pensa all'Italia, no? Uno stato in cui l'età media dell'italiano è di oltre 44 anni, quindi per far capire quanto siamo vecchi noi come popolazione. Dall'altra parte abbiamo la popolazione afghana in cui l'età media è inferiore a 30 anni, poi è anche da dire che ovviamente non hanno un'aspettativa di vita come quella che può essere l'aspettativa italiana, ovviamente, no? Del cittadino italiano medio. Però per dirvi che effettivamente questi ultimi 20 anni in cui gli eserciti, diciamo, di tutto il mondo, comunque dei paesi, diciamo così, democratici, più democratici, avevano in qualche modo cercato di far capire che tutto sommato sistemi più democratici basati maggiormente sull'uguaglianza, sui diritti riconosciuti a tutti in quanto esseri umani, effettivamente aiutano una popolazione, una civiltà a crescere, in pochissimo tempo hanno trovato, diciamo, un crollo e stanno peggiorando chiaramente la situazione, in particolar modo delle donne afghane e anche delle bambine afghane. Quindi io per concludere ancora voglio ringraziare per l'invito che mi è stato fatto e vorrei veramente sottolineare l'importanza di conoscere la realtà extraterritoriale che ci riguarda, perché molto spesso noi siamo davvero concentrati su quello che succede solo a casa nostra. Adesso è chiaro, diceva prima Chiara, accennava al problema del Covid, a questa pandemia mondiale che effettivamente sta attanagliando le vite di ognuno di noi, però noi dobbiamo pensare che lontano da noi, però sempre sullo stesso pianeta, sulla stessa terra che calpestiamo anche noi ogni giorno, ci sono milioni di persone che vivono in situazioni, non dico di schiavitù, però in situazioni che si avvicinano molto alla schiavitù e che soltanto grazie al lavoro di contingenti militari che per anni hanno combattuto per un sistema più civile e democratico, rimettendoci anche la vita, perché ricordiamo che sono migliaia chiaramente i militari che hanno comunque sacrificato la loro vita andando appunto all'estero per cercare anche di proteggere, no, i confini nazionali, i confini comunque dei paesi da cui provenivano. È chiaro che ovviamente anche grazie a questo sacrificio si è riusciti per alcuni anni ad avere un sistema di vita migliore in questo paese. Oggi effettivamente è molto grosso il rammarico nel vedere che purtroppo la situazione è velocemente degenerata e non si vede oggettivamente all'orizzonte, almeno a oggi, una possibilità di miglioramento e di rinascita. Grazie mille per avermi ascoltato. Grazie Elisabetta, credo che condivido in pieno l'invito alla lettura e all'acquisto di questo agile testo che ci può introdurre almeno a fare delle riflessioni aggiuntive basate su dati, numeri e opinioni di esperti e che poi possa essere per chi è interessato un passo ulteriore nell'analisi di questa vera e propria tragedia che sta vivendo un popolo. E con noi e ci aiuterà a approfondire anche Simone Platania, appunto coautore di questo testo e non è, come dire, autore delle interviste alle mamme, e più di una parte fondamentale all'inizio del volume. Quindi gli cedo subito la parola e lo ringrazio di essere con noi.
Grazie mille, buonasera. Ringrazio il vice sindaco Lorenzo Mangi per avermi invitato. E allora, sì, quando Chiara mi ha chiesto di partecipare a questo progetto, a questa stesura del libro, mi sono chiesto prima di tutto che cosa potessi dare e quale apporto potessi dare a questo libro, non essendo io comunque né un giornalista né un inviato di guerra, soprattutto. Quindi mi sono chiesto cosa potessi dare al lettore, che chiave di lettura e cosa potessi, per l'appunto, dare in mano a colui che prende il libro. E quindi il mio focus si è indirizzato tutto sulla parte storica dell'Afghanistan, soprattutto dopo una breve introduzione, insomma, dei dati e un'esposizione dei dati di ciò che è stato apportato in Afghanistan negli ultimi 20 anni, miglioramenti, eccetera. Il focus poi verte tutto sull'analisi degli ultimi circa 200 anni di storia afghana, la storia moderna e un pochino meno moderna, partendo soprattutto e principalmente dalla fine del 1800, per cercare di sottolineare dei punti che per me sembravano fondamentali da esporre, ovvero una ciclicità in numerosi ambiti e aspetti dell'Afghanistan inteso come paese e come popolo. E mi sembrava doveroso analizzare che l'Afghanistan tralasciando, diciamo, tornando indietro di millenni, essendo comunque la culla dello zoroastrismo e di numerosi imperi, soprattutto negli ultimi 200 anni le ingerenze esterne, occidentali e non, sono state numerosissime e si sono più o meno ripetute tutte nello stesso modo, a partire dall'impero britannico alla fine del 1800, in guerra contro la Russia zarista, per poi passare alla Russia comunista e l'America di Reagan negli anni 60 e la guerra fredda, per poi giungere ai tempi più recenti, alla fine degli anni 90 con i talebani e poi tutto il blocco occidentale che ha occupato l'Afghanistan e in seguito l'Iraq. Mi sembrava doveroso sottolineare come vi sia sempre stata da parte dell'Occidente un'incredibile abilità e un'effettività nel prendere controllo delle capitali, della capitale, dei grandi centri urbani in pochissimo tempo, militarmente, culturalmente e politicamente. Ma si tende sempre a commettere lo stesso errore, per l'appunto ciclico, nell'abbandonare in fretta e furia quando la situazione non diventa più o comoda da gestire o redditizia da mantenere. E di conseguenza, tanto quanto gli inglesi nell'Ottocento, dopo aver tracciato la linea Durand al confine con il Pakistan, avevano creato numerosi problemi che sono tutt'oggi attuali, e se ne sono andati, venendo sconfitti e facendo sì che si stabilisse la prima monarchia recente nell'Afghanistan, che tra l'altro volevo anche analizzare, cioè nella mia analisi era fondamentale sottolineare come l'Afghanistan non sia solo il popolo delle lunghe barbe incolte dei talebani cattivi e i terroristi, sia anche un popolo estremamente complesso, profondo e dalle numerose sfaccettature. E di conseguenza sottolineo per esempio il piccolo dettaglio interessante che nel 1921 e poi accettato e ratificato nel 1933 vi furono i primi accordi con la Santa Sede da parte del monarca afghano Khan, quindi un'apertura verso anche il cristianesimo. E poi, proseguendo negli anni, vedere come anche la Russia, una volta stabilita un'egemonia politica e militare sull'Afghanistan durante la guerra fredda, se ne sia andata. E come anche lì ciclicamente, come possiamo vedere ad oggi, una domanda che viene spesso posta è come mai l'esercito afghano addestrato dall'Occidente, dagli americani, dagli italiani, in neanche un mese, due, si è rivelato sconfitto e si è sciolto come neve al sole. La risposta può essere trovata in mille modi, ma è interessante sottolineare come già negli anni 80, ma anche prima, lo stesso esercito si scioglieva nello stesso identico modo, sotto lo stesso identico sole, perché anche negli anni Ottanta l'esercito afghano ufficiale dello Stato afghano, addestrato e armato dai russi, tempo 2 settimane, depose le armi e si arrendette. Quindi mi sembrava veramente interessante e fondamentale far notare al lettore come l'Occidente ogni qualvolta va per questioni o di conquista o di mantenimento della pace o di esportazione della democrazia, qualsiasi sia l'etichetta che viene data,
non analizza mai il come andarsene, perché poi alla fine l'effetto finale più o meno è sempre lo stesso. Lasciare un paese con numerosi benefit, sicuramente guadagnati dall'occupazione straniera, ma andandosene così repentinamente, poi non lasciare in mani sicure, di conseguenza non dico disfare tutti i progressi fatti, ma comunque renderli in una posizione un po' più critica rispetto al mantenimento. Quello sì. E quindi questo mi sembrava fondamentale sottolineare questo, sottolineare anche quanto comunque il popolo afghano sia suddiviso in 11 etnie, quindi anche il popolo afghano stesso sarebbe troppo semplice ridurlo a un'unica entità capace di macchiarsi di fatti efferati piuttosto che un'unica entità capace di risorgere nella democrazia. È un'entità sfaccettata, formata da più di 11 etnie, di cui due maggioritarie e una che viene praticamente perseguitata da tutte le altre, che è quella degli Azzari. Quindi sì, questo mi sembrava un dovere e anche uno spunto interessante, insomma, per chi legge, approfondire un pochino la storia dell'Afghanistan con un occhio un pochino più aritroso rispetto ai soli ultimi 20 anni, ecco, tutto qui. Grazie In Simone. più, ecco, chiudo con le due interviste alle due madri dei soldati caduti, Rosa Papagna e Gina Ponziano, rispettivamente di Francesco Positano e Rosario Ponziano, e anche quelle, insomma, sono state delle testimonianze importantissime da riportare, insomma. Assolutamente sì, grazie Simone. Io volevo fare io una domanda chiara. In questo caso, visto che ha raccolto le cose, credo i militari siano opera sua, quindi il suo punto di vista sui risultati che si sono ottenuti in questi 20 anni in Afghanistan, che cosa ha visto di cambiamento rispetto ai vari viaggi che ha fatto nel corso degli anni, e la domanda da 1 milione di dollari che credo meriti una risposta articolata, cioè ne è valsa la pena? Chiara? Allora, sono domande difficili a cui ho cercato di rispondere nel libro. Prima di tutto, abbiamo fatto qualcosa? Secondo me sì, abbiamo dato una speranza comunque a una popolazione che non ne aveva più, perché ricordiamoci che nel 2001 abbiamo trovato un Afghanistan veramente soggiogato completamente dai talebani, dal loro regime, e quindi la coalizione internazionale è andata per dare questo respiro per 20 anni. Che cosa è successo? È successo che l'America, che ovviamente è a capo della NATO, perché non possiamo negarlo, a un certo punto ha detto basta, ho dato anche troppo in termini di vite, perché un sacco di migliaia di militari americani sono morti, hanno dato la vita per questa missione, e quindi anche in termini di soldi, perché in 20 anni il budget speso da tutti i punti di vista è veramente altissimo, e quindi gli americani sono fatti così, lo sappiamo perfettamente, quando il gioco non vale più la candela decidono di punto in bianco di andarsene. Loro hanno ottenuto un risultato che è quello di non avere più il terrorismo internazionale in casa loro, perché qua, al di là del 2001, dell'attentato dell'11 settembre, non ci sono più stati fatti eclatanti, a parte qualcuno così ogni tanto, qualche lupo solitario, ma i veri attacchi attualmente negli ultimi anni, da Charlie Hebdo in avanti, sono arrivati in Europa. Quindi chi è che rischia di più da questa ritirata dall'Afghanistan? Sicuramente l'Europa. Noi abbiamo cercato di addestrare in tanti anni le forze di sicurezza afghane. Io rispetto all'inizio, quando ci andavo i primi anni, avevo visto un cambiamento molto netto. C'era una democrazia maggiore, le donne potevano arrivare al potere, c'era la procuratrice di Herat, Maria Bashir, che è una tra i nomi più grandi che io ho anche intervistato insieme ad altri colleghi, che riusciva comunque a far passare i suoi messaggi. Qualche donna era finita anche al governo, nei governi soprattutto locali. C'erano donne, che giornaliste soprattutto, che riuscivano a realizzare piccole radio, piccole televisioni per far passare la loro voce. Iniziavamo a vedere molti meno burka in giro rispetto all'inizio. I primi anni c'erano migliaia di burka in giro, donne col burka in giro per Herat, Kabul e le altre parti dell'Afghanistan. Gli ultimi anni ce n'erano veramente poche, erano le mogli di quelli integrati
integralisti veramente islamici, ma per il resto ci si affacciava, non dico ad avere un Afghanistan occidentalizzato, ma un Afghanistan che si pensava essere sicuro. Abbiamo realizzato strade, abbiamo realizzato scuole, abbiamo realizzato ospedali, e abbiamo dato una speranza veramente vera a questa popolazione, mi dovete credere. Il gioco è valso la candela, sicuramente, come dice un amico colonnello nel libro, Yuri Topini, che io ho conosciuto e che è stato tanto in Afghanistan, lui pilota di MX e all'epoca era addetto ai droni. Abbiamo dato una speranza soprattutto alle donne, una speranza che ci sia un mondo migliore. Forse dentro di loro è rimasta quella speranza di poter combattere i talebani ed avere un giorno un futuro migliore. Le forze di sicurezza afghane non ce l'hanno fatta a contrastare i talebani, perché per chi conosce bene l'Afghanistan bisogna dire che è un popolo molto frammentato, ci sono migliaia di diciamo pensieri diversi all'interno dell'Afghanistan, tantissime tribù, e quindi unire ciò che è diverso non è spesso facile. Non hanno avuto l'unità che hanno avuto magari altre popolazioni, non avevano la forza. Poi i talebani, devo dire che avevano anche l'appoggio di qualche paese estero, abbiamo visto quali sono le ambasciate che sono rimaste in Afghanistan, non c'è bisogno di dirlo. Mi raccontava un generale delle forze di sicurezza afghane che negli ultimi tempi, prima che ci fosse l'avvento nuovamente dei talebani, in alcuni checkpoint ci sono stati degli agguati. Sono stati uccisi ovviamente militari regolari, perché i talebani avevano i visori notturni e loro non li avevano, quindi abbiamo lasciato poco da quel punto di vista, perché abbiamo portato via molte armi. Se ne sono impossessati i talebani poi di quelle che abbiamo lasciato. C'è il figlio di Massoud, no? Che ha una piccola sacca di resistenza, eccetera, ma ne è valsa la pena sicuramente per dare un respiro di 20 anni a questa popolazione, perché probabilmente se in 20 anni non ci fossimo stati, adesso l'Afghanistan sarebbe un paese che è veramente veramente indietro. La nostra colpa è stata quella di seguire la NATO e di seguire l'America soprattutto, che ha combinato questo pasticcio. Non c'è stata una exit strategy regolarmente pianificata, ma è stata una fuga vera e propria, ed è stata proprio una exit tragedy alla fine. Io credo che andasse pianificata diversamente, che andassero lasciati degli avamposti in quel paese e piano piano magari si riusciva a ottenere un governo di altro tipo. Poi i talebani magari l'avrebbero preso lo stesso, però non si può avere oggi un dialogo, dico io, con i talebani, perché loro si vogliono sedere, si sono già seduti anche a qualche tavolo, ma gli va imposto che se vogliono sedersi ai tavoli internazionali possono anche avere un governo integralista come il loro, ma devono rispettare i diritti umani, soprattutto quelli delle donne e dei bambini, perché molti bambini mi raccontano persone in loco che vengono rapiti e probabilmente sono già nei campi di addestramento dell'ISIS in Pakistan o in altri paesi. E noi dovremmo avere paura di questo, perché questi saranno i terroristi di domani, che purtroppo arriveranno non in America, ma arriveranno in Europa a colpire, probabilmente anche in Italia, perché molti dicono vabbè, in Italia non hanno ancora colpito perché tutti i migranti arrivano qua. Attenzione, è un errore grandissimo, perché molti sono transitati dall'Italia. Guardate Anis Amri, che è arrivato col barcone, poi fu ucciso a Milano, ed altri che sono passati, non ve li sto a elencare perché le cronache ne hanno parlato per mesi e mesi, ma non dobbiamo fare l'errore di pensare che il terrorismo internazionale, quindi ISIS scappa, talebani eccetera, sia finito, perché il terrorismo è ancora lì che cerca di venire fuori e che purtroppo ha tanti seguaci, soprattutto tra gli integralisti. Quindi nei prossimi anni, oltre alla tragedia della pandemia che stiamo vivendo tutti in prima persona, avremo anche un altro grande peso da sopportare, che è quello proprio del terrorismo internazionale che tornerà. Qualcuno dice il terrorismo è finito. Attenzione, veramente uno sbaglio enorme dire questo, perché il terrorismo non è finito. Ne è valsa la pena, quindi, ne è valsa la pena fino a un certo punto, secondo me. Io dico che abbiamo perso 54 vite, quindi da quel punto di vista abbiamo quelli che io voglio chiamare eroi della patria, persone che sono andate laggiù e sapevano di non poter tornare, ma hanno cercato di dare una speranza a questa popolazione. Non dobbiamo essere ipocriti e parlare del fatto che fosse una missione di pace, perché per noi sì, lo era una missione di pace, ma di fatto laggiù c'era la guerra.
altrimenti non sarebbero morte delle persone in quel modo, perché quella contro il terrorismo è una guerra di fatto, non c'è un paese che combatte contro l'altro, ma c'è tutto il mondo che combatte contro il terrorismo internazionale, che è il vero nemico terribile che dovremmo veramente temere e di cui ci dovremmo occupare anche nei prossimi anni. L'Afghanistan è una bomba a mano pronta a esplodere, purtroppo, proprio da questo punto di vista, dal punto di vista dell'addestramento di terroristi, ma anche perché non vengono rispettati i diritti umani. E quando vedo le persone lamentarsi in questo momento per le chiusure, dire in Italia c'è una dittatura, vaccino non vaccino, green pass non green pass, io a queste persone vorrei dire una cosa: veramente, se avete la possibilità, andate a vedere dove ci sono le vere dittature, come in Afghanistan. Noi andiamo al supermercato regolarmente, siamo liberi di andare dove vogliamo, sì, per l'amor del cielo dobbiamo esibire il green pass, ma lo facciamo per la nostra salute probabilmente. Ci sono popolazioni che escono di casa, dove ci sono persone che escono di casa e non rischiano di vedere il green pass non mostrato, ma rischiano la vita tutti i giorni, bambine che vengono violentate, date in sposa ai terroristi. Quindi ecco, prima di parlare di dittatura ai nostri connazionali, vorrei dire attenzione, perché è veramente uno sfregio che fate quando dite queste cose alle popolazioni che sono veramente in dittatura, ma in dittature tremende. Vi basterebbe un giorno sotto quella dittatura per capire che la libertà che abbiamo è una libertà che abbiamo conquistato grazie ai nostri avi, ma che è veramente fondamentale, la dobbiamo rispettare in pieno. Combattere per la libertà, ho visto, ecco, in questi giorni, se posso fare un appunto, una militare della riserva selezionata, tra l'altro medico, che usa la divisa per fare portare avanti le sue battaglie Novax, indipendentemente da che sia pro vaccino o non vaccino. La divisa è una cosa sacra, non si usa la divisa per le battaglie personali o di un manipolo di gente. La divisa va rispettata proprio in nome di quelli che hanno perso la vita per quella divisa, con grande sacrificio, in nome delle loro famiglie. C'è troppo poco rispetto oggi per le divise e ce ne vorrebbe veramente di più. Quindi questo è il mio pensiero e ringrazio Lorenzo, te veramente per avermi fatto parlare del libro mio e di Simone, Elisabetta soprattutto per le belle parole che ha speso e che spende sempre per me per il libro mio e di Simone, e ringrazio anche Simone perché ovviamente sa sempre proferire grandi parole e sa veramente parlare bene di quello di cui ha scritto. Grazie. Per non parlare di quelli che hanno fatto il paragone con la Shoah, e quindi evito di commentarlo perché utilizzerei un linguaggio inopportuno alla serata e al mio ruolo. Ma Lorenzo, posso dire solo una cosa in merito a questo che ha appena detto Chiara? Ma vedi, la differenza secondo me con la dittatura vera è che le dittature puniscono le persone per ciò che sono, no? Punivano, per esempio, il nazismo puniva gli ebrei perché erano ebrei, per esempio in Afghanistan si puniscono le donne perché sono donne. Qui è vero, ci sono sanzioni nei confronti di chi non ha il Green Pass, ma chi non ha il Green Pass perché non ha compiuto un'azione, cioè non si è vaccinato. Insomma, questi, indipendentemente da come la si pensi, anche sul diritto comunque di essere liberi di adottare una determinata scelta anche in campo sanitario, cioè io penso che questi paragoni effettivamente siano anche un'offesa, no? Nei confronti di chi le dittature le vive davvero e di chi subisce delle discriminazioni e dei pregiudizi che molto spesso costano la vita per il fatto di essere in un certo modo, no? Quindi solo questo, grazie. Peraltro fare una domanda a te, visto il ruolo che hai e la sensibilità che hai, sia dalla lettura del libro che dalla tua conoscenza, un esempio, come dire, in positivo rispetto ai progressi che sono stati fatti nei confronti delle donne afghane, quindi i miglioramenti che si sono avuti grazie anche alla, come dire, alla presenza militare straniera, e invece esattamente l'opposto, il peggior arretramento o l'esempio della cosa che ti fa più indignare, se c'è proprio un episodio specifico, visto che sei particolarmente sensibile al tema, credo che debbano essere valutate entrambe le cose, cioè sulle donne che cosa è cambiato in positivo, che cosa sta cambiando esattamente in negativo, è proprio la cosa peggiore che ti viene in mente. In positivo, sicuramente i 20 anni di presenza dei comparti militari occidentali o comunque stranieri in Afghanistan, secondo me, sicuramente hanno avuto come effetto il fatto che la popolazione afghana, le donne in particolar modo, hanno scoperto che c'era un altro modo di vivere, che c'era un modo di vivere che comunque era improntato alla libertà e all'uguaglianza, o quantomeno al tentativo di libertà, al tentativo di uguaglianza. Perché, vedi Lorenzo, io mi occupo
di vittima da tanti anni e una delle caratteristiche, dei presupposti principali per poter combattere il proprio ingiustizia subita è il fatto di riconoscersi vittima di ingiustizia. Le donne afghane, a mio parere, prima di conoscere effettivamente la possibilità, che avevano la libertà di potersi togliere il velo, che avevano il diritto di studiare, che avevano il diritto di andare a lavorare, cioè io penso che non si considerassero neanche vittime di una situazione perché da generazioni, da sempre, avevano vissuto in un certo modo, no? In un contesto tale per cui alla fine era, tra virgolette, normale per loro essere sottomesse. Quindi questo sicuramente è stato il lato positivo. Il lato negativo qual è? È che è chiaro, molte speranze si sono oggi sbriciolate, però è anche vero, e io spero che ci sarà la possibilità, come diceva Chiara, fondamentale, vista l'importanza anche economica dell'Afghanistan per la Cina, per non parlare anche della Russia, insomma, vista l'importanza a livello internazionale dell'Afghanistan, io spero che quantomeno, come condicio sine qua non, per mettersi ai tavoli di contrattazione con questi stati così importanti a livello mondiale, sia quello quantomeno di un minimo riconoscimento dei diritti della popolazione e delle donne e quantomeno anche la possibilità di creare, io qui magari sto dicendo una castroneria, un'utopia, cioè di creare magari anche a fase alterna dei cordoni umanitari che diano la possibilità alle fasce più deboli, alle donne e ai bambini in particolar modo di allontanarsi da queste realtà nelle quali non hanno alcun diritto. La cosa peggiore in assoluto, Lorenzo, qual è? È vedere che purtroppo nel nostro civilissimo Occidente ci sono comunque ancora delle sacche di subcultura, io le chiamo così, in cui donne che provengono da certi paesi, da certe nazioni, continuano a vivere in stato di fatto di schiavitù, continuano a vivere in situazioni, penso per esempio a Saman, no? Alla ragazza pakistana, che abitava tra l'altro vicino a dove sono io sono di Modena, lei era della provincia di Reggio Emilia, tra l'altro dalla parte verso Modena, per cui veramente mezz'ora di macchina. Ecco, non è veramente possibile, accettabile che in Europa, in Italia, ci siano ancora delle persone che pur provenendo da situazioni ambientali e culturali in cui la donna viene sistematicamente sottomessa, trasferiscano qui quel modus vivendi che soltanto formalmente travestito da integrazione, perché è evidente che non è sufficiente avere un lavoro e parlare la nostra lingua per considerarsi integrati. L'integrazione comporta proprio l'introiettamento totale di quelli che sono i valori dell'uguaglianza, i valori del rispetto, i valori della consapevolezza che gli esseri umani sono tutti uguali e meritano gli stessi diritti per il solo fatto di essere venuti al mondo, indipendentemente dal sesso di appartenenza. Sì, credo che appunto hai detto una grande verità per quanto mi riguarda, nel senso che forse la cosa peggiore è quella che c'era prima e che forse grazie all'intervento non c'è più, è quella mancanza di consapevolezza di avere dei diritti e quindi di essere esattamente un essere umano e non uno strumento a servizio del papà, del marito, del fratello e quant'altro. E ancora una volta parte tutto dal coraggio delle donne. Io ho il piacere di conoscere una grandissima donna che sta svolgendo un ruolo incredibile, che è Marian Ismail, e che credo che stia agendo in una maniera coraggiosissima, lucida, laica, dimostrando peraltro che non è un problema neanche di religione, nel senso che non è un problema l'Islam, è un problema di arretratezza culturale e di mancanza appunto di apertura mentale, e può esserci la chiusura e l'apertura in ogni civiltà e in ogni religione, e l'importante è appunto non aver paura del confronto, della diversità e cercare di, come dire, di progredire sempre di più. A maggior ragione arrivo alla domanda a Simone, da $1 milione, quindi insomma non mi aspetto che né tu abbia la risposta né che sia la risposta condivisibile, però a un certo punto bisogna porcela a tutti e quindi la faccio anche a Chiara. La democrazia, la liberal democrazia è un sistema che è esportabile con le armi, ne è adatto a tutti i popoli. Personalmente sono, essendo liberale, credo che sia nella natura degli uomini quell'aspirazione alla libertà, e quindi che credo che sia un sistema di valori assolutamente adatto a tutte le culture. Però questo è il mio modestissimo parere e vorrei sentire il parere sia di Simone che di Chiara in merito. Quindi se è adatto, se è, come dire, a ogni tipo di paese, ogni tipo di
religione di sistema e se è paradossalmente esportabile con le armi o se è un ossimoro di per sé l'esportazione armata della democrazia. Allora, a parte una domanda veramente da $1 milione, è un'ottima domanda. E, dal mio punto di vista, la democrazia intesa come valore dei diritti delle persone inalienabili va esportata ed è possibile da esportare perché comunque nel corso degli anni, non solo con l'occupazione recente, ma anche durante gli anni 60, 70, 80, comunque per esempio l'Afghanistan in particolare, perché stiamo parlando di Afghanistan, si è dimostrato anche aperto a numerose rivoluzioni culturali, estetiche, sociali, politiche. Però dal mio punto di vista vengono sempre fatte nel modo sbagliato e portate avanti nel modo sbagliato ed è per questo che poi molto spesso la democrazia esportata si traduce in un fallimento e quindi viene normale e spontaneo chiedersi ma ha senso cercare di esportarla? Sì, ma magari in metodi diversi perché per esempio in Afghanistan spesso il focus di chi entra come nuovo padrone alla fine della fiera, tende a concentrarsi sulle zone cittadine, per esempio Kabul, ma mai nelle zone rurali, quando sappiamo che in Afghanistan gran parte del ceto sociale, della cultura vive e trova e fiorisce nelle zone rurali, nelle parti contadine, non nelle grandi città. Di conseguenza, secondo me andrebbe fatto un lavoro diverso che non è tanto imporre leggi, diritti o cose del genere, ma cercare di fare un lavoro culturale nelle scuole, per esempio con le donne, con le bambine, per, come dicevate anche voi prima benissimo, fare capire che possono avere di più, possono aspirare di più, e mostrare una differenza di stile di vita, perché la cosa buona che per esempio rimane ad oggi dopo 20 anni è una nuova generazione di afghani e di afghane che comunque hanno vissuto una vita diversa e che adesso si stanno ribellando, non vogliono perdere ciò che hanno guadagnato, perché sanno che si può vivere in modo diverso dal regime talebano. Quindi la fiducia c'è e per me la democrazia intesa per l'appunto come rispetto dell'altro e come diritti inalienabili dell'uomo va esportata in ogni modo, specie in quelle zone critiche del mondo in cui i diritti non vengono rispettati. Però, ecco, se fossi l'Occidente in carica di doverlo fare, comincerei a proporre una progettualità diversa, degli scopi e dei modi e dei metodi e degli strumenti diversi, quello sì, sicuramente. Se no, rischiamo sempre di andare lì, fare tante cose buone, tante cose meno buone, e però andarcene così male che alla fine rimangono solo quelle negative. La stessa domanda appunto a Chiara Giannini, è esportabile? Ci sono culture, paesi che non sono pronti, non sono in grado di, come dire, di avere il sistema liberale democratico, perché poi democrazia vuol dire, credo che spesso la democrazia liberale ci si dimentica che la parte fondamentale è l'aggettivo. Non basta solo che ci siano delle elezioni, ma poi bisogna anche valutare i regimi sulla base di quello che viene fatto tra un'elezione e l'altra, posto che ce ne sia. Allora, quello che ha detto Simone non fa una piega, sicuramente va esportata la democrazia liberale, ma ovviamente si deve tener conto proprio di quello che sono alcuni paesi. Ora vi faccio un esempio: se cerchi di esportare la democrazia in un paese come la Corea del Nord, ovviamente vai a cozzare con un regime di un certo tipo, faccio per fare un esempio ovviamente. Se vai a esportare la democrazia in un paese come l'Afghanistan, è possibile. A suon di bombe? Questa è una domanda da $1 milione che si sono fatte tutti. Ora, il colonialismo ce l'ha insegnato, quello che purtroppo è accaduto sempre quando c'è un paese che va in un altro paese. Spesso ci sono state guerre, ci sono state uccisioni, un paese si è imposto sull'altro e spesso paesi come l'Afghanistan ci hanno visto come l'invasore. Però devo dire la verità, contingenti come quello italiano, lo dico nel libro e l'ho detto prima, hanno fatto la differenza perché noi abbiamo avuto un approccio diverso rispetto alle altre coalizioni. Secondo me ci sta un problema di fondo. Noi facciamo parte di una NATO, di un'alleanza che non dico che abbia fatto il suo tempo perché ha ancora senso, ma ha senso dal momento in cui recepisce anche nuove prospettive e nuovi progetti, perché è ovvio che devi stare al passo con i tempi del mondo che
cambia. Si parla molto di difesa europea ultimamente, a me piace molto la difesa europea, se non fosse per il fatto che siamo ancora in fase embrionale, non c'è ancora una progettualità, però visto il ministro della difesa ed altri soggetti lo stanno portando avanti. Mi piacerebbe vedere una difesa europea improntata proprio anche a questo, cioè non solo al fare la guerra, a entrare in certi paesi a gamba tesa, ma cercare di avere anche ad esempio una cooperazione, come diceva Simone, a esportare cultura, perché si parte dalla cultura e dall'educazione dei bambini e delle donne soprattutto, per creare poi un mondo migliore, perché Elisabetta lo diceva prima, ci sono le donne afghane che probabilmente erano abituate a vivere col burqa e non sapevano che cosa volesse significare, che cosa significasse libertà. Bene, se tu insegni alle donne, magari fai vedere dei filmati nelle scuole, gli fai capire che in altre parti del mondo si è liberi veramente, salvo la parentesi della pandemia ovviamente, ma si è liberi rispetto ovviamente a loro, allora inizi a seminare quel seme della democrazia e della libertà che loro non hanno mai avuto, e allora loro inizieranno a pretendere di più e a cercare di combattere per quella libertà e per quella democrazia, come abbiamo fatto anche in Afghanistan. Gli afghani, me lo dicono tutti, non sono contenti, vogliono venire tutti in Europa, ma non perché non amino il loro paese, loro vorrebbero restare lì avendo la democrazia che abbiamo cercato di dare loro. Non è possibile in questo momento perché c'è un regime dittatoriale, ma hanno capito tutti quanti che la democrazia è meglio, quindi è possibile portarla dal momento in cui ci sono le condizioni. Se c'è una dittatura è ovvio che devi usare le bombe, perché le bombe, in modo figurato ovviamente, le armi, perché non hai altro modo per imporla. Devi sconfiggere il cattivo per far sì che poi ci sia del buono da creare. Questo è un attimo il mio pensiero, ma credo che sia anche un po' così. Bisogna aprire la mentalità e cercare proprio, soprattutto noi europei, di far capire che in certi posti la democrazia è una cosa fondamentale. Grazie. Faccio un'ultima domanda, in questo caso a Chiara, visto che giustamente ha avuto un'esperienza sul posto e quindi ha avuto a che fare principalmente con il contingente italiano. Da una parte, se è vero nei fatti o se ce la raccontiamo, cosa che non credo, credo personalmente che sia vero, ma lei l'ha visto, se c'è davvero, come stava dicendo adesso, e perché, un approccio diverso da parte dell'esercito italiano rispetto alle altre forze armate degli altri paesi, nelle operazioni di peacekeeping o di, insomma, quelle che poi non sono peacekeeping, ma insomma ci siamo detti tutti che erano operazioni di guerra, ma insomma negli interventi internazionali se c'è un approccio diverso e se l'ha visto anche percepito da parte della popolazione, cioè un approccio diverso nei confronti di persone in divisa, perché è comunque una divisa straniera, ma se viene svolta come credo sia stata svolta, viene percepita come qualcosa che ti viene in aiuto, non come un occupante. Quindi c'è una diversità e se l'ha vista percepita da parte della popolazione afghana. C'è sicuramente una diversità, perché noi italiani abbiamo un sacco di difetti, però abbiamo un grande pregio che si chiama umanità. L'umanità che mettiamo noi nel fare le cose in Italia e all'estero, mi viene in mente quando ci sono i terremoti, mi viene in mente quando ci sono le grandi catastrofi, alluvioni, tutti si danno da fare per cercare tutti insieme di risolvere una certa situazione. Funziona tutto benissimo. Guardiamo come funziona bene la protezione civile in Italia, non si può dire niente, no? Da quando ci sono queste calamità naturali. Bene, in Afghanistan abbiamo fatto la stessa cosa, una grande capacità organizzativa, ma soprattutto l'umanità di dire diamo fondi a queste persone, costruiamo strade, scuole, sistema fognario, eccetera, ma soprattutto l'umanità che abbiamo nell'andare incontro ai bambini, alle persone che hanno bisogno, nell'aiutarle. Questo lo hanno notato in Afghanistan, come lo stanno notando in tutte le parti del mondo. Io ho girato quasi tutti i contingenti italiani, tutti quasi i teatri operativi attualmente attivi, italiani nelle varie parti del mondo, vi posso dire che in tutte le parti del mondo siamo ben visti proprio per questo motivo qua. Abbiamo più cuore, ci mettiamo più cuore, non è che ne abbiamo di più, ci mettiamo più cuore di quello che mettono altri popoli che magari sono abituati a fare altro. Questo non è un denigrare ciò che fanno gli altri, perché anche gli altri hanno lì per aiutare, ma abbiamo quel quid in più, vi devo dire la verità, che gli altri notano. Mi piacerebbe tanto che lo mettessero anche i civili, non solo le divise.
Cioè, devo dire che ci sono anche, e li ringrazio, dei grandi cooperanti, cioè, ad esempio adesso in Afghanistan ci sono Medici Senza Frontiere e tanti altri che sono giù ad aiutare questa popolazione, quindi l'UNHCR, Emergency, eccetera, sono tutti giù ad aiutare queste popolazioni, quindi ci sono anche dei civili che stanno facendo un grande lavoro. Però mi piacerebbe che tutti i civili italiani usassero questo cuore anche per altre cose, ci lamentiamo troppo, spesso parliamo l'Italia è stata ricostruita in breve tempo nel dopoguerra, c'è stato un periodo florido dopo, proprio perché avevamo questo spirito di collaborazione, di fratellanza, di voler fare quel cuore in più che faceva la differenza in tutto il mondo. Gli italiani sono conosciuti in tutto il mondo proprio per il cuore che ci mettono. Bisognerebbe ricordarselo questo e metterlo in tutti i campi della vita, veramente. Quindi va un grazie ai nostri militari perché io ho visto quello che hanno fatto in tutte le parti del mondo, in Afghanistan in particolare, e vanno solo ringraziati. Me ne avete fatto venire un'ultima, grazie, un'ultimissima domanda e poi davvero chiudiamo, che anche qui è la domanda Nostradamus. Prospettive, nel senso che per quella, dal vostro punto di vista c'è comunque una speranza che si possa quel seme germogliare e quindi contrastare la barbarie, come dire, la preistoria e il regime talebano in generale, o rischiamo davvero, rischia quel paese di ritornare a 20 anni prima e se non indietro, per come l'avete visto voi, Elisabetta, se vuoi, per quello che insomma, hai tu come tua visione, poi Simone e Chiara e ci abbiamo. Ma io non sono esperta di questioni internazionali, e chiaramente non a livello di Chiara e nemmeno di Simone. Posso solo dire però che nelle battaglie per le vittime che assieme all'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime stiamo portando avanti da anni, poi io comunque anche da anni precedenti, dal 2007, abbiamo raggiunto piano piano, veramente conquistando centimetro dopo centimetro, dei risultati che non avremmo mai pensato, che erano davvero impensabili, fino a qualche anno fa. E quindi, chi lo sa, magari, si può sempre sperare, no? In un talebano che tutto sommato abbia uno sguardo un po' più illuminato, no? Un pochino più, come posso dire, progredito rispetto a quelli che sono stati prima di lui. Oppure si può pensare forse a un rigurgito vero, cioè di volontà, no? Di far valere i diritti civili, l'uguaglianza. Deve partire sì dalle popolazioni, però è chiaro che la popolazione afghana, secondo me, da sola, cioè, non può in realtà riuscire a combattere questo sistema che è talmente opprimente, talmente violento, che distrugge col sangue chiunque prova in qualche modo a ribellarsi. Quindi io spero veramente che la comunità internazionale prenda provvedimenti in questo senso, cioè nel senso che da un lato è vero che i rapporti economici sono fondamentali perché è inutile che ce lo nascondiamo, dall'altro lato però anche il tema dei diritti civili, come diceva Chiara prima, è un tema fondamentale che non può assolutamente essere ignorato in nome di quello che è semplicemente un interesse economico. Simone, previsione, ottimismo, ottimismo, pessimismo nei confronti della popolazione afghana. Allora, sicuramente un minimo mi sento positivo, sono onesto, nel senso perché il seme è stato già piantato e sta già germogliando, perché comunque quando arrivano, per quanto negative e drammatiche possano essere, quando arrivano le notizie ultimamente che ci sono rivolte, che ci sono manifestazioni da parte degli afghani, delle afghane per strada, che vengono represse dai talebani, significa che comunque quel popolo vuole qualcosa di nuovo, quindi la fiducia c'è. Sicuramente bisognerà essere cauti e attenti nell'osservare anche le nuove dinamiche che si andranno a formare con i paesi più vicini e che adesso stanno stringendo i contatti più forti, quindi Cina, Russia, Pakistan, India, sono tutti paesi che potranno anche a loro volta andare a modulare e a cambiare in modo o positivo o negativo quello che potrà essere il futuro dell'Afghanistan e il futuro Afghanistan. Noi come spettatori occidentali possiamo sicuramente, ecco,
cercare di fare il massimo per supportare la popolazione che non vuole più, insomma, un regime dittatoriale o comunque a stampo simile Sharia o talebano, insomma, ecco. Chiara, la conclusione a te. Io la vedo molto dura, nel senso che ci vorrà molto tempo. Il seme è stato piantato sicuramente, come dicevamo, però i talebani sono dittatori, sono terroristi. E quando ti trovi davanti un nemico di quel tipo, ci vuole ben più che la volontà di sconfiggerlo. Ci vuole un aiuto anche da parte della comunità internazionale, un aiuto che purtroppo, secondo me, non arriverà in brevi tempi, perché sì, si tenta un dialogo, ma di fatto si stanno compiendo grandi crimini. Quindi ci vorrà molto tempo e la soluzione non è assolutamente facile. Quindi voglio essere positiva perché vedo molte persone che mi scrivono e mi dicono combatteremo, veramente tante. Ma combattere a parole, senza armi, senza possibilità alcuna, i talebani sono comunque tanti, non sono pochi, e sono ben armati e sanno come muoversi, hanno anche il ricatto proprio degli atti terroristici dalla loro, perché ci ricordiamo insomma che quella è terra di kamikaze veri, non di kamikaze a parole, quindi ci vorrà molto tempo purtroppo. E dobbiamo continuare a parlare di Afghanistan e non abbandonare il popolo afghano, perché mi dovete credere, al di là del fatto che sarà un problema per il nostro futuro, perché rischiamo di avere terroristi in casa, ma è comunque un popolo che sta subendo troppo e nessuna popolazione dovrebbe subire quello che sta vivendo adesso il popolo afghano. Grazie, prima dei saluti, purtroppo non funziona la condivisione dello schermo, quindi ve lo dico a voce che, di cosa ci occuperemo settimana prossima. Come ci capita sempre, cambieremo completamente argomento e presenteremo il nuovo libro di Marco Bentivogli, Il lavoro che ci salverà, cura, innovazione e riscatto, una visione prospettica. Insieme a lui ci saranno, Marco Bentivogli credo non abbia bisogno di presentazioni, ma insomma sindacalista esperto di lavoro e innovazione industriale. Ci sarà Michel Martone, professore di diritto del lavoro e relazioni industriali, e Tiziano Treu, che è il presidente in carica del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Quindi proseguiamo nel nostro approfondimento a 360 gradi. Io ringrazio davvero Elisabetta, Simone e Chiara, soprattutto. Grazie, grazie a voi, grazie Lorenzo. Leggete questo libro perché è Grazie. un modo di cominciare a fare un passo avanti, una conoscenza di quella che è stata un'avventura, come dire, strana negli ultimi 20 anni, positiva e negativa, piena di luci e ombre, ma sicuramente un'avventura suggestiva. Grazie a tutti e Grazie, buonanotte. buonanotte.